Ciao ragazzi, ben ritrovati nel canale di Seven Vanquisher. Facciamo un video acquisti di aprile, e questo è veramente l'ultimo. Come al solito uno va in fumetteria perché magari cerca di prendere delle cose, ma poi finisce che ne compra tutt'altre, e questo vabbè, credo che succeda un po' a tutti. Comunque, dunque, iniziamo con Panini, con Panini Comics. Allora, ho preso lo Spider-Man Pack, che contiene la Spider-Man 531, che è la serie regular, con la cover, c'è la cover variant metallizzata, c'è Ultimate Comics Spider-Man numero 1, sempre con la cover metallizzata, e c'è un poster. Tutto ciò al prezzo modico di 8 euro al posto di 5 euro, che è il valore dei due albi. Dunque, io prima ancora di leggere manga, e si parla di veramente tanti anni fa, leggevo i comics. Leggevo Uomo Ragno, leggevo Daredevil, leggevo Thor, Fantastici 4, X-Men. Diciamo che è arrivato un certo punto in cui, adesso non ricordo se all'età di 14-15 anni, ho smesso con i comics e ho iniziato con i manga. Ma questo, adesso che ci penso, è stata un po' una stronzata. Infatti, l'Uomo Ragno, che è assolutamente il mio personaggio dei comics preferiti, mi è sempre scesa un po' la lacrimuccia a ripensarci. Io facevo, prima di iniziare a leggere manga, facevo la serie regular, ero arrivato, ce li avevo tutti, ce li ho tutti da qualche parte in cantina, fino almeno alla 250. Qui adesso siamo arrivati alla 531, quindi magari la serie regular non è, diciamo, la serie che andrò a recuperare, anche se comunque i primi numeri, appunto, come ho già detto, i primi 250 numeri li ho tutti. I disegnatori cambiano, ma è sempre Spider-Man. Quello che appunto mi premeva, io ho preso il pack fondamentalmente per questo, per Ultimate Comics Spider-Man, che è una rivisitazione di Spider-Man in una chiave un po' diversa, dove Peter Parker non è un giornalista del Daily Bugle, e c'è una storia praticamente. È una storia rivisitata, praticamente adesso non so che cosa cambi, però mi interessava, nel senso è bimestrale, è il numero 1, quindi ho detto perché non provare. In più, in aggiunta c'è un bel poster, che adesso magari non vi apro tutto perché probabilmente non lo vedrete. Eccolo qua. C'è un bel poster, insomma l'edizione mi sembrava abbastanza buona, ho detto perché no. Magari sarà mica la miccia per iniziare a prendere i comics. Comunque, chiusa la parentesi comics, quindi lo Spider-Man Pack al prezzo di 10 euro, contenente la versione regular di Spider-Man, la numero 531, e l'Ultimate Comics Spider-Man numero 1, che avrà cadenza bimensile, entrambi in cover variante metallizzate. Iniziamo con i manga. Dunque, continuiamo sempre con Planet. Allora, iniziamo con le novità. I Signori dei Mostri, numero 1. Ho avuto la fortunissima che stavo per andare via quando a un certo punto i ragazzi della fumetteria, dove vado a comprare i manga, hanno iniziato a imbastire praticamente gli espositori con tutte le novità del giorno. E diciamo che ho fatto a tempo a prenderlo di corsa. Non lo so, questo sinceramente non so, l'ho preso giusto perché è il numero uno. È il numero uno, diciamo che nella maggior parte dei casi, quasi in tutti i casi, comunque bisogna dargliene atto, bisogna dargli almeno una lettura prima di giudicare, di criticare. È uno shonen. Non so sinceramente ancora di che cosa parla, non me ne sono ancora interessato. Lo leggerò, vi farò sapere. Comunque, Il Signore dei Mostri, edito da Planet Manga, nella solita edizione economica, 3,90 euro. Vediamo, vediamo, vediamo. Finalmente, Berserk numero 67. Io ho l'edizione sottiletta, come avete visto negli altri miei video, il mio fiorfiore all'occhiello della collezione. Finalmente è uscito questo numero 67, 2,20 euro, sempre per Star Comics, per, pardon, per Planet Manga e Berserk.